amici della Serie A classica di PES e naturalmente amici di Alex Carson, benvenuti a questa pausa dedicata alla nazionale. Questa settimana e la prossima ci saranno ben due partite. La prima è oggi, Spagna-Italia, continua il percorso della nazionale in vista dei mondiali dell'82 e naturalmente oggi l'Italia viene qui a Barcellona per affrontare le Furie Rosse. Naturalmente esperimenti per Berzot ma anche per il CT della nazionale spagnola ed ecco le formazioni: la Spagna schiera Arconada, Camacho, Gordillo, Sanchez, Alessanco, Tendillo, Juanito, Gallego, Zamora, Santillana e López Ufarte, questi gli 11 in campo per la formazione spagnola. Risponde l'Italia con Zoff, Bergomi, Cabrini, Oriali, Gentile, Scirea, Conti, Tardelli, Altobelli, Antonioni e Graziani. Questi sono gli 11 in campo che prova Enzo Berzot. Dentro Bergomi, fuori Collovati, probabilmente qualche problema muscolare. Davanti la coppia Altobelli-Graziani. Partono le Furie Rosse con López Ufarte in direzione di Juanito. L'Italia poi mercoledì prossimo affronterà l'Inghilterra. Quindi allo stadio San Paolo, non mi veniva il nome dello stadio. Tanto Conti recupera palla ma López Ufarte la rirecupera, attenzione a Santillana lì in mezzo, pericolosissimo. Camacho, subito la Spagna a spingere, naturalmente Spagna ospitante dei prossimi mondiali. Antonioni, la patch naturalmente firmata Global PES, troverete il link in descrizione, o meglio il link del canale di Global PES. Intanto prova addirittura un cross d'esterno Bruno Conti, la palla finisce sul fondo. Troverete il link del canale YouTube di Global PES, naturalmente la patch è per PC, quindi se avete un buon PC gaming, se avete soprattutto pazienza e voglia di scaricarla, naturalmente contattate Global PES. Intanto Altobelli ha provato l'acrobazia su questo cross d'esterno di Bruno Conti, la palla però è finita ampiamente alta. Arconada dice ai suoi di salire. Gentile che va subito a duello con Santillana e naturalmente sarà questo probabilmente il leitmotiv della serata, con Claudio Gentile fisso in marcatura su Santillana, López Ufarte invece controllato da Bergomi. Cabrini intanto scende a sinistra, Sanchez scala a destra per la fase difensiva, il cross in mezzo per Altobelli, liberato, la insegue Gordillo, López Ufarte, Tendillo per Alessanco, allarga sulla destra per Juanito e qui Cabrini dovrà fare molta attenzione perché le imbeccate di Juanito alle spalle della difesa, infatti aiuta Antonioni sulla sinistra proprio perché Juanito è un avversario molto scomodo da quella parte lì. Bergomi per Tardelli in direzione di Graziani, Altobelli largo a sinistra per Cabrini, c'è sempre Sanchez a scalare sulla destra proprio per dare una mano su Cabrini e le sue sortite offensive. Intanto Arconada blocca impresa, partita per il momento che non dà spunti, ma naturalmente le partite delle nazionali spesso ai primi tempi sono molto blande per poi scatenarsi nella ripresa. Bruno Conti, l'Italia comunque che ha un buon ritmo, l'Italia che comunque tiene bene il campo, non si fa schiacciare soprattutto qui in terra catalana. Antonioni mezzo per Gaetano Scirea che si spinge come al solito in avanti, Antonioni prova il cross e l'Italia conquista un calcio d'angolo. Naturalmente vi ricordo l'appuntamento domenica, anzi no, rimessa dal fondo, vi dicevo domenica tutto il calcio minuto per minuto sarà dedicato interamente alla Serie B. Vediamo ora Gordillo, sempre questi cambi di gioco ad allargare la squadra, la nostra nazionale. Camacho, un po' di confusione, alla fine fallo fischiato ad Antonioni, non sono d'accordo con l'arbitro, ma adesso andremo a rivedere ciò che è successo. Ecco qui, probabilmente l'arbitro fischia questo fallo qui, ma mi è sembrato più un contatto di gioco. Antonioni naturalmente non è d'accordo.
alla battuta Juanito. In area di rigore, attenzione a Santillana, libera però Bergomi, ora è Gentile a prendere palla e naturalmente ad alleggerire la pressione. Bergomi per Conti, Scirea, ancora per Bruno Conti, in direzione di Altobelli, anticipato. Per il momento buona fase difensiva spagnola che non ci consente di imbeccare le nostre due punte. Intanto Santillana, eccolo lì, che esce Scirea su di lui, Juanito! E purtroppo la Spagna è in vantaggio. Accelerazione improvvisa delle Furie Rosse che ci sorprende. E Juanito porta in vantaggio la Spagna qui al Nou Camp. E adesso andremo a rivedere l'azione che porta al gol. Esulta Arconada, naturalmente con i tifosi, ma qui Juanito ha fatto veramente un tiro fulmineo che ha sorpreso un po' tutti. Adesso andremo a vedere anche un po' l'errore della nostra difesa. Qui Zamora, Santillana, Juanito, troppo larga la marcatura di Cabrini su di lui. Sorprende un po' tutti, la chiama addirittura Juanito. Cabrini lo segue, convinto di un taglio, si ferma e scaglia un sinistro alla sinistra di Dino Zoff. Il vantaggio delle Furie Rosse per 1-0. Una partita che era in sostanziale equilibrio, un'improvvisa accelerazione ha portato appunto al gol la squadra di casa, Antonioni. Per Scirea, Bruno Conti, prova il cross Bruno Conti per Altobelli, fermato da Tendillo. Lopez su Farte, attenzione alle ripartenze perché adesso non dobbiamo fare l'errore di buttarci in avanti. Santillana, Lopez su Farte lì a sinistra, per fortuna il passaggio non arriva perché aveva campo libero. Tardelli per Oriali, in direzione di Antonioni, ancora Tardelli, Altobelli. L'Italia cerca di velocizzare la manovra, ma abbastanza sterile. Gallego intanto affronta Bruno Conti. I due centrali di centrocampo della Spagna spesso scivolano sull'esterno. Antonioni, azione fotocopia di Juanito, ci ha provato Antonioni, la palla però finisce sul fondo. Buona risposta degli azzurri con Tardelli e Antonioni, palla però ampiamente sul fondo. Dicevamo appunto i due centrali di centrocampo che scivolano sull'esterno per dare una mano a Camacho e Gordillo, che si accentrano molto in fase difensiva proprio per fare molta densità davanti all'area di rigore, mentre Zamora chiude in mezzo. Sanchez, eccolo lì, proprio per Zamora. Tendillo, il lancio su Juanito, sempre troppo libero il numero 7, che sta facendo quello che vuole Camacho. Adesso va a dare una mano in fase offensiva. Prova il cross Juanito, attenzione, libera Scirea, ma non è finita Sanchez. Adesso è Camacho sulla fascia destra, Zamora, attenzione, non farlo girare, e alla fine brava l'Italia a non concedere il tiro a Zamora, ma finisce il primo tempo sul risultato di 1-0 a favore della Spagna. E adesso andremo a vedere subito la ripresa. L'unico tiro in porta verso lo specchio della porta italiano, firmato Juanito, porta al vantaggio intanto le Furie Rosse, vantaggio parziale. Antonioni in direzione di Gentile, per Tardelli, ancora Gentile, lancio lungo, troppo lungo per Cabrini. Sicuramente l'Italia dovrà sterzare, come dico io, soprattutto sul ritmo e alzare un po' il baricentro, mettere un po' in difficoltà i difensori spagnoli, che non sono proprio il massimo dal punto di vista della velocità, e noi invece ne abbiamo con Altobelli, Graziani e Bruno Conti. Ma è chiaro che bisogna dare i giusti rifornimenti lì davanti. Oriali, vedremo anche i cambi che opererà naturalmente Enzo Berzot. Intanto Camacho ferma Graziani, oggi abbastanza evanescente. Alessanco in direzione di Lopez su Farte, Gordillo, Bruno Conti,
Tardelli lancia Graziani nello spazio, Camacho però fa buona guardia e vedete come Camacho, che ha funzioni offensive, quando si tratta di impostare la manovra, quando è ora di difendere, fissa la marcatura su Ciccio Graziani, mentre Tendio si sta occupando di Altobelli. Cabrini, cross in mezzo, proprio per Altobelli, ma qui chiude Gordillo. L'Italia ha un buon piglio adesso, Tardelli per Antognoni, ancora Tardelli. Prova il tiro da fuori, arco nada, sicuro, blocca. Zamora, attenzione alla ripartenza, Santillana, scavalcata la nostra difesa, Oriali ci mette una pezza per fortuna, perché Santillana era lanciato a rete. Vediamo ora. La Spagna sempre attaccare, comunque la Spagna cerca il colpo del KO. Zamora in direzione di Sanchez, Santillana si gira, il numero 19, il tiro, Dino Zoff sicuro in calcio d'angolo, ma qui Santillana ha fatto un'ottima cosa ed è forse la prima volta che si gira verso lo specchio della porta, qui Gentile non riesce a tenerlo, il destro, e Dino Zoff si allunga e mette la palla in calcio d'angolo. Lopez su Farte, Tendio fermato da Tardelli, attenzione, brutta posizione per concedere un calcio di punizione a favore della Spagna, qui Tendio che era rimasto in zona d'attacco viene travolto da Tardelli, il fallo è apparso subito netto. Alla battuta proprio Lopez su Farte, ne mette 5 in barriera Zoff. Va Lopez su Farte, proprio in barriera per fortuna. E Altobelli recupera palla, può salire l'Italia in contropiede, ma la nostra manovra è abbastanza lenta quando si tratta di ripartire. Sicuramente nella costruzione pecchiamo un po' di velocità oggi, Cabrini. Perché abbiamo visto che quando giochiamo in velocità la Spagna va in difficoltà. Scirea che si aggiunge, messo giù da Zamora, calcio di punizione. Ci ha provato Gaetano Scirea, messo giù. Alla battuta Antognoni. Tardelli, palla ancora per noi, palla che scorre alla fine. Alessanco a metterci una pezza, Tardelli ancora fermato in maniera molto ruvida, anche qui la Spagna ne viene fuori, Scirea si lamenta con l'arbitro, tutto regolare, ma alla fine recuperiamo palla, Bergomi per Altobelli, Graziani, Antognoni ancora per Graziani, a sinistra per Cabrini, Antognoni fermato, qui la Spagna riparte a palla a terra, Lopez su Fartes gode di troppa libertà, il numero 11, Bergomi lo aspetta sulla fascia, Conti gli dà una mano. Questi cambi di gioco ci stanno mettendo in difficoltà da tutta la partita. Ennesimo cambio di gioco su Juanito, Sanchez in direzione di Zamora, Sanchez, Santillana non deve girarsi, il numero 19, e bravi a raddoppiare su di lui. Possiamo partire in contropiede, Graziani per Altobelli, troppo lunga la palla. Gioco facile per Tendio, contrastare il numero 18. Partita sicuramente più frizzante in questa ripresa, ma è chiaro che se vogliamo pareggiarla dobbiamo sicuramente operare anche qualche cambio. Bergomi in direzione di Oriali, ancora Bergomi largo sulla sinistra per Cabrini, Antognoni per Tardelli. Al limite dell'area si gira Altobelli, Graziani sa la palla e alla fine viene messo giù Altobelli che si conquista un ottimo calcio di punizione, un po' di tensione lì in mezzo al campo tra Gallego ed Altobelli, ma qui è Tendio comunque, anzi no, è Gallego proprio ad intervenire in maniera irruenta
probabilmente da cartellino giallo. Va Antognoni, ne piazza addirittura 7 in barriera arconata. Va Antognoni e troviamo il pareggio anche con la deviazione della barriera. La pareggia Giancarlo Antognoni su calcio di punizione. Bravissimo il nostro centrocampista ad aver trovato la parabola giusta, sicuramente la barriera ci ha dato una mano, ma va bene così. Si spiegano intanto Lopez, Ufarte e Juanito, qui la barriera fa impennare la palla e praticamente inganna Arconada. La palla finisce in rete, il pareggio all'86esimo, insperato, perché fino a questo momento, dobbiamo dirlo, la Spagna ha giocato meglio di noi. Però va bene così. Alessanco in direzione di Gallego, ultimi minuti. Altobelli per Tardelli, Graziani, Antognoni per Graziani, Cabrini sulla fascia, abbiamo fiducia. Adesso il cross in mezzo, Alessanco libera, anche Sanchez la pronuncia, 2 minuti di recupero. Cabrini proverà l'ennesimo cross ma fa fatica a tenerla in campo. Sicuramente la stanchezza gioca a sfavore degli azzurri. Tardelli però recupera palla, ultime battute, Graziani per Franco Causio, e attenzione, Franco Causio è entrato al posto di Bruno Conti all'ultimo secondo, ci porta in vantaggio a sorpresa qui al Nou Camp. Cala il gelo sullo stadio del Barcellona. All'improvviso, in quella palla recuperata da Tardelli, perde palla in uscita la Spagna ed è proprio Franco Causio a trovare l'angolo perfetto. La rivediamo qui, Tardelli bravo a crederci e subito a buttarla in avanti. Altobelli vede Graziani vede l'inserimento di Franco Causio, bravo Altobelli a lasciar scorrere quella palla, perché vedete, poteva prenderla Altobelli, in realtà finta, e qui Causio scaglia il destro alle spalle di Arconada, a sorpresa il vantaggio insperato da parte nostra, visto come si era messa la partita. Finisce così, non c'è più tempo. L'Italia batte la Spagna 2-1 al Nou Camp, un po' di fischi, forse ingenerosi nei confronti della Spagna che ha giocato un'ottima partita. Questa era la partita della Nazionale, amici miei, naturalmente ci rivedremo domenica, ma c'è una sorpresa per voi in arrivo. Ci vedremo domenica per la Serie B, per tutto il calcio minuto per minuto con la Serie B, naturalmente. E poi naturalmente mercoledì prossimo altra partita della Nazionale. Grazie ancora di avermi visto, un abbraccio e ciao a tutti.